Buonasera a tutti. In questo breve tutorial vi voglio far vedere una cosa bellissima, ovvero come poter registrare direttamente con la videocamera, quindi creare un piccolo video tutorial all'interno di una presentazione di Canva. Quindi diventa veramente uno strumento molto versatile, per poter creare un video tutorial senza troppi problemi. Allora, io ho già provato, vale per tantissimi modelli di presentazione. In questo caso adesso lo metto bello grande. Entro, allora, cerco i tre puntini alla destra in alto. Cerco l'icona, più estrema in alto dove c'è scritto presenta e registra. Lo avvio. Ecco la presentazione e clicco vai allo studio di registrazione. Eccomi qua. E quindi così mi vede la camera davanti. Adesso posso avviare la registrazione. Poi c'è una cosa bellissima in questo video perché mi sto registrando due volte. Veramente io non so se si può dire 2.0, ma secondo me è anche 4.0. Allora, vedete qua in basso anche, anzi, di là. Il video fatto con Screenomatic. Invece qua al centro questa è la configurazione della camera e del microfono dello strumento di Canva. Adesso lo faccio partire. Eccomi qua, vedete che si crea un'icona nel lato opposto all'interno del video. Sotto io ho comunque la visione delle altre slide, quindi ecco, in alto ho un tasto di pausa oppure per terminare la registrazione e poi in alto a sinistra scorre il tempo. Poi vedete anche qui, adesso lo seleziono, avrei potuto aggiungere delle note. E quindi in qualche modo già preparare il mio discorso. Invece sto facendo una cosa, non si dovrebbe fare una cosa a mano. Non importa, devo fare una cosa veloce, ho poco tempo e stasera penso che i miei corsisti mi ringrazieranno già soltanto per questo. Allora vado alla seconda slide, io a loro ho presentato questa presentazione per far vedere come si può creare con Canva degli sfondi sulla quale poi con SyncLink si vanno ad aggiungere dei tag interattivi. Quindi questo board, questa lavagna, diventerà interattiva. Si possono utilizzare diversi strumenti, ma ogni casella può anche diventare quasi una stanza dove si svolge un'attività oppure una biblioteca dove si possono trovare delle risorse. Adesso ho messo un attimino in pausa, invece il video sopra Screenomatic va avanti. Continuiamo. Allora, ho preparato sempre con Canva nella stessa presentazione altri, ho continuato a moltiplicare, poi ho cancellato in questo caso i colori. Quindi da un modello se ne possono creare tanti e questo è molto molto utile. Ecco, voi avete già capito che io amo tantissimo Canva, ma soprattutto anche per quest'ultima possibilità di poter direttamente inserire una videoregistrazione. Vi dico un'altra cosa, se io dovessi, avessi bisogno di riprendere in mano non la registrazione, la presentazione, ovvero quando modifico qualche cosa, il video non viene modificato. E quindi questa è una cosa che ho visto molto molto utile. Adesso io termino la registrazione. Voi adesso potete vedere come sempre da Screenomatic che cosa sta succedendo. Praticamente sta caricando in realtà solo quel piccolo video che ha fatto e mi creerà un link. Quindi io questo non lo posso scaricare, lo posso soltanto condividere tramite link.
Ecco, ci vuole un pochino di tempo. Ecco, il link è pronto, io lo posso copiare. Adesso apro una finestra incognita e andiamo a vedere che cosa è successo. No, non è questo il link. Quindi devo tornare un attimo. Copia. Eccolo qua. Adesso io basta che clicco. Bene, questo era il video, spero che vi sia utile e che soprattutto sia stimolante per mettervi alla prova. Arrivederci e alla prossima!